Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer raffreddato e ammalato 89. Signori, come avete visto da Instagram eccetera eccetera eccetera, mi sono beccato una bella influenza da 38 e mezzo di febbre, mal di gola e raffreddore. Ragazzi, se anche voi siete ammalati, scrivete qui sotto hashtag e che cazzo anch'io. Signori, prima di iniziare il video, e tra l'altro scusate se tossirò, starnutirò e farò anche qualche puzzetta, ma devo dirvi una cosa tipo troppo figa. Ho l'onore e il piacere di fare un placement a Romix. Parliamo di Warcraft l'inizio, il film, come avete visto anche altri youtuber lo stanno trattando. Vi volevo dire che potete stare nel backstage con me e con Joker e con gli altri youtuber se andate al link che vi lascio qui sotto in descrizione di Warcraft, scegliere la vostra preferenza fra l'Alleanza e Orda. Io scelgo l'Alleanza, ve lo dico chiaramente, io amo l'Alleanza, sapete che comunque dell'universo di Warcraft ne so qualcosa. Vi invito a farlo perché appunto potrete stare insieme a noi. Tra virgolette, chi non potrà venire a Romix, che sarete tantissimi, sempre in descrizione vi lascio il link per guardare appunto questo momento dove appunto parleremo di Warcraft e parleremo anche di un'altra cosa spettacolare. Vi lascio il link dello streaming del Romix praticamente, che streameranno il palco. Tra virgolette, proverò, se sto bene, se Dio vuole, se mi riprendo, anche il gioco in anteprima mondiale di Valentino Rossi. E cazzo, ragazzi, sto col cazzo duro. V'ho detto solo questo, sto col cazzo duro. Signori, passiamo a noi. Ah, tra virgolette. Ho fatto uno sconto incredibile sui paguri, magliette, tappetini e portachiavi. I paguri invece che a 20 euro a 15, magliette invece che a 20 a 15, i tappetini invece che 15 a 10... E portachiavi a 5. E 5. Mamma mia, sto una bomba. Signori, vi voglio far vedere nell'ultima war, che tra l'altro abbiamo vinto, miracolo divino. Perché se noi andiamo qua, andiamo su clan, tra l'altro, se c'ho il fiatone, ragazzi, sei obeso, fai schifo. No, sto tutto attappato, quindi ecco. Allora, se noi andiamo su registro guerre, incredibile, l'abbiamo vinta. Andiamo su dettagli. Ho fatto sinceramente un bel 3. Ho fatto, regà, un bel 3 stelle. L'ho fatto, poi l'attacco dopo ne ho fatta una, ho detto o faccio 3 o faccio una, o delle volte anche 0. E sono molto soddisfatto di questo attacco. Veramente, ho usato una mini Go Weehog. Nel senso che era più Go Wipe che Go Weehog. Infatti, se vedete, lancio 3 golem sotto, butto pure i reali, butto i maghi, secondo me in una maniera incredibile. I pekka se ne vanno dritti dritti dritti. Una furia, a mio avviso, veramente buona. E ovviamente potete dirmi se secondo voi è vero o se secondo voi è falso. Tra l'altro devo controllare sempre se è tutto il rec. Il mastino latico lo riusciamo comunque a uccidere senza problemi. Guardate, questa è la cosa secondo me mi ha fatto fare 3 stelle. Lancio i domatori. Vedete, qui c'era questo gruppo di persone che voleva appunto accedere all'area sinistra. E invece loro, avendo fatto il lavoro sporco, puntano sul municipio. Secondo me è stata la mossa che mi ha fatto vincere, anche perché quei domatori là li ho gestiti davvero, davvero bene. Guardate, cura sui domatori. Qui ho visto che c'era un casino. Faccio la furia del re e butto una furia importantissima. Là ho fatto esplodere una bomba gigante. E mi continuano a lavorare in una maniera straordinaria. Straordinaria. Guardate un po'. Raga, io quando faccio questi attacchi veramente mi sento veramente orgoglioso. Che poi tra l'altro, ragazzi, ci avete fatto caso che adesso che va tanto di moda Clash Royale, ci avete fatto caso che altri tantissimi youtuber non si cagano più Clash of Clans? Eh? No? Ancora dite bravi, Ciccio, tu sei una merda! Però io ancora continuo a portarlo perché mi piace. Invece gli altri, vabbè, lasciamo perdere, ma... Oh, raga, a me mi piace Clash of Clans, anzi lo sapete che lo prediligo rispetto a Clash Royale, quindi io lo porto, non lo faccio solo per le visual come alcuni credono, assolutamente no. E questo gli abbiamo fatto ben 3 stelle, comunque la war l'abbiamo vinta senza problemi. Vi volevo far vedere un'altra cosa.
Stiamo facendo una nuova war. Io sono il primo del mio clan perché appunto le fasce alte del mio clan adesso non stanno giocando, sono rossi. E ho contro un TH10. Probabilmente, come avrete visto, sia da Instagram, perché adesso sto chiedendo il vostro aiuto su Instagram, cicciogamer-basso89, dove appunto posto le foto dei villi che ho contro per sentire un vostro suggerimento, ho contro un TH10. Ha le mura di merda, però tutte le altre difese sono messe davvero, davvero bene. È inutile dire che devo comunque attaccare da qua. Molti mi hanno detto di fare la golava, ma ho la sensazione che ci stanno le torri inferno che mi one-shottano anche il pistolino. Quindi, secondo me, punterò di nuovo a una mini Goey Hog, comunque buttando qui ferocemente, o comunque facendo una golava, però sempre attaccando da qui, distruggendo due difese aeree e calando due mastini sotto con le mongolfiere. Devo vedere, infatti vi faccio vedere questo villaggio perché voglio i vostri suggerimenti. Se mi ricordo qui sotto scriverò le tattiche da usare e voi col pollicione in su. Mi direte cosa devo utilizzare, ma mi raccomando, fatelo subito perché di solito attacco sempre molto velocemente in War, d'accordo? D'accordo. Signori, allora sentite, io non gliela faccio più con la voce anche perché devo fare un altro video, penso sempre del Romix. Quindi ragazzi, vi invito a partecipare alla cosa di Warcraft, tanto è gratuita e sti cazzi, è una cosa fighissima. Spero di esserci a Romix, non vi prometto niente, se la mia malattia se ne va. Ci sarò col cuore in mano, veramente. Poi sapete che comunque non posso fare come tutti gli altri anni, devo stare più cauto per il fatto del post-operazione, ma spero di esserci. Signori, se il video vi è piaciuto, anche se corto, me ne rendo conto, ma abbiate un po' pietà di me, spero che vi sia piaciuto. Pollice in su, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi. Al prossimo appuntamento al vostro CiocoPer89. Ciao, regà.